Non ho capito, aspetta. Dimmi un po', ma che esperienza hai dei carotidi? Questa è una collega, stavamo in servizio. La collega viene, lavoravamo insieme, è andata a farsi l'ecodoppler alle carotidi, ritorna, dice, c'ho le placche, c'ho le placche alle carotidi, c'ha 52 anni, insomma, abbastanza giovane. Così addirittura mi ha detto che mi devo già prendere la terapia. Era spaventatissima perché non se l'aspettava. Allora mi dice, Maria, oggi vengo con te a casa, mi devi fare il massaggio. E io... Come prima, a un certo punto gli ho detto, ma io sì, ti posso fare qualcosa, ma non ho mai trattato le carotidi proprio specifiche. Allora è venuta appresso a me, neanche, siamo arrivati a casa, neanche abbiamo mangiato. Abbiamo fatto abbiamo lavorato. A un certo punto mi accorgo che, lavorando questo punto particolare, ho lavorato tutti i punti della testa, chiaramente, perché a un certo punto lei sente un grande calore, no? Un grande calore che gli gira in tutto il corpo, come se avesse fatto fum tutta la circolazione. E poi sente tutto calore, in particolare gli rimane un gran calore qui. Allora io, nell'incoscienza più assoluta, continuo a lavorare in questo punto, continuo a lavorare, lavoro, 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 e si allenta questo calore qui, si allenta. Va bene, abbiamo finito il massaggio, faccio tutte le altre cose e va via. Dopo 2 giorni, questo era il mercoledì. Il venerdì mi ritorna perché io gli ho detto no, no, perché lei dice vengo domani, vengo domani. No, 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 ci vogliono, devono passare 48 ore dal primo massaggio, non si può fare il giorno dopo, perché il corpo deve scaricare tutto ciò che muoviamo.